Ciao a tutti amici di Radio Liberamente, siamo qui alla quarta ormai giornata di Matta, la tenda di Modena, in un incontro che parla del gioco d'azzardo e soprattutto dei rischi del gioco d'azzardo. E siamo qui in compagnia del dottor Matteo Iori, che è presidente del Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, che ha appena parlato, diciamo, ha fatto il suo piccolo convegno, no? Ha avuto il suo spazio. Ecco, allora io, Matteo, posso chiamarla Matteo? Ecco, Matteo, io le voglio dire una cosa. Lei giustamente ha detto, come altre personalità qui, che naturalmente chi pratica il gioco d'azzardo rischia poi di subire una sorta di dipendenza e quindi ci possono essere degli effetti negativi, anche drammatici alle volte. Ma il fatto è che qualcuno vince. E questa è la cosa che io pensavo quando voi dicevate, però c'è qualcuno che vince, no? Come la mettiamo? Il gioco è strutturato in modo tale da avere delle vincite ogni tanto, perché altrimenti la gente non giocherebbe. Delle vincite però che a livello statistico sono sempre inferiori alle perdite, nel senso che i dati nazionali sul 2017 ci dicono che sono stati giocati complessivamente 102 miliardi di euro. Di questi una parte è tornato indietro a chi ha giocato, quindi hanno rivinto una parte dei soldi giocati, però un'altra parte non è tornata indietro, quindi l'ha vinta il banco, diciamo, l'ha vinta l'erario, l'ha vinto i concessionari, la filiera del gioco, quindi le persone alla fine delle giocate, fra i 102 miliardi di euro che sono stati giocati, le persone che hanno giocato si sono impoverite di 19 miliardi di euro. In realtà è come se nessuno avesse vinto in Italia e tutti quelli che hanno giocato si fossero divisi una fetta di questa torta da 19 miliardi di euro. Esatto, sì, però c'è quello 0,001 che dice, se capitasse a me, capito? Se capitasse a me tutti lo direbbero. Lo so, ha spiegato che ci sono anche delle trappole psicologiche da questo punto di vista, no? Che vengono utilizzate da chi crea poi questi giochi, no? Immagino sostanzialmente, sono insite nei giochi. Sì, per esempio una delle cose più utilizzate è il fenomeno del near miss, cioè il quasi vinto. Quando noi ci avviciniamo molto a una vincita, per esempio se noi grattiamo un gratte vinci e vinciamo il grande premio se troviamo il numero 35 e grattando troviamo il 34 o il 36, quindi andiamo molto vicino alla vincita, questo va a rinforzare il nostro desiderio di giocare perché ci sentiamo più fortunati, più vicini a una possibile vincita, come se quando giochiamo alla slot machine, se dovessimo trovare per esempio 5 campanelle in fila, una di fianco all'altro, se ne troviamo 4, diciamo accidenti, per un pelo non ho vinto. E queste cose, magari la prossima volta, però queste cose sono studiate ad arte per stimolare tante persone a credere di essere vicine alla vincita e a stimolarle a giocare ancora di più. Sì, io mi riferivo anche a certi spot, no? A certe sigle che vengono date, che no, ho parlato anche di voi. Ci sono tantissime pubblicità, fra l'altro molto belle, ben fatte, che ci inducono a credere che la vincita sia a portata di mano, che sia dietro l'angolo, che sia facile vincere e che il gioco d'azzardo possa essere una sorta di scorciatoia per raggiungere quello che altrimenti nella vita non riusciamo a raggiungere, soldi, il successo, eccetera. Ovviamente è tutto pensato ad arte per in qualche modo convincere gli italiani a giocare d'azzardo, mentre sappiamo, e questo ce lo dice con molta chiarezza la matematica, che chi vince davvero è solo il banco. Esatto. Insomma, per guadagnare dei soldi bisogna lavorare, diciamoci la verità. Questa è la verità. Mi dispiace dire questa cruda verità. Ma è anche poi c'è anche più soddisfazione. Poi a mio avviso, no? Sì, i soldi guadagnati nel lavoro, secondo me, hanno anche un valore un po' più bello. Anche perché, mi dica se sbaglio, che poi molti di coloro che hanno queste vincite grandiose, poi spesso non è che abbiano delle vite poi così tranquille, nel senso che poi dopo sorgono dei problemi, magari non sanno gestire, no? Mi dica lei, non so se questo capita, abbiamo notizie di cronaca anche di questo, però non credo che questo sia un disincentivo per dire vabbè, allora preferisco non vincere. Non credo che basti questo disincentivo. Il disincentivo. Secondo me è che i giochi sono studiati apposta per fare perdere mediamente sempre il 20% di quanto si gioca.
e uno se avesse nota di questo, è ovvio che ogni tanto, se uno gioca molto frequentemente, gli capiterà anche di vincere ogni tanto, però se tenesse conto di tutti i soldi che ha speso nel suo gioco frequente, scoprirebbe che ha perso circa il 20% di quanto aveva inizialmente prima di iniziare a giocare. Allora, se quel 20% ognuno di noi lo risparmiasse, diventeremo tutti un po' più ricchi. Certo, benissimo, benissimo. Le volevo chiedere anche qualche dato, ma va bene così, penso che abbiamo detto le cose principali. Sì, allora ci può spiegare anche in breve, perché queste sono pillole, no, di Radio Liberamente, anche perché poi i video troppo lunghi la gente dopo un po' poi cambia, ormai in questo mondo molto veloce, e trattamenti per persone che sono caduti, diciamo, in questa sorta di trappole del gioco d'azzardo? Beh, allora, noi a Modena abbiamo dei gruppi per persone che hanno un problema di gioco d'azzardo, gruppi serali. Il servizio pubblico è un luogo nel quale poter andare a chiedere un intervento, un trattamento per il gioco d'azzardo. Abbiamo anche una comunità che è accreditata col sistema sanitario, quindi l'eventuale retta è pagata dal sistema sanitario, gratuito per il giocatore, che è nel comune modenese, nella provincia modenese, a Festà, una struttura specifica che accoglie per percorsi brevi e mirati persone con un problema di dipendenza dal gioco d'azzardo. Quindi fra il servizio pubblico e il servizio privato a Modena le possibilità di trattamento sono diverse. Benissimo, benissimo. Le vorrei chiedere anche per prevenire tutto, una cosa per prevenire, diciamo, di cadere in queste brutta esperienza. Alla fine. Beh, per prevenire in assoluto c'è un modo infallibile, che è il non giocare d'azzardo. Ho capito, altrimenti però, c'è la tentazione forte, ad esempio. Esatto. Beh, guardi, uno dovrebbe sempre chiedersi qual è la quantità di tempo che può permettersi di perdere per questo, qual è la quantità di denaro che può permettersi di perdere. Quindi se uno che ha uno stipendio medio normale decide di giocarsi 4-5 euro a settimana, non è certamente un problema. Se invece una persona inizia a giocare cifre più importanti, cifre importanti rispetto a quello che è la sua possibilità economica, allora certo, ognuno ha il suo equilibrio, un equilibrio che però dovrebbe essere tenuto in forte considerazione, perché appunto chi vince è il banco. Sì, bisogna essere razionali, cercare di essere il più razionale possibile, pensare, questo nella vita, diciamo, tutti i nostri ascoltatori di Radio Liberamente, pensate prima di agire, giusto? È giusto. Pensate, cogito ergo sum, chi era questo, Cartesio? Mi ricordo. Cartesio, direi che fosse Cartesio. Va bene. Grazie mille, arrivederci alla prossima.